Salve gente, benvenuti in un nuovo video di e Mysteries SCP. Oggi parleremo del SCP-047, chiamato anche Microbo Mutageno. Classe dell'oggetto Keter. Questo SCP-047 come trovato su dal team di recupero del sito. Nella base di sicurezza in è in una breccia di contenimento. Procedure speciali di contenimento. SCP-047 deve essere contenuto in un contenitore energeticamente chiuso in ogni momento, 0,5 m x 0,5 m x 1 m. Questo contenitore deve essere bloccato nel magazzino 047A. Nel laboratorio P3 a rischio biologico. Poteto 047B. Ogni accesso di attività all'interno di 047B sarà registrato da scansione biometrica. Telecamera a circuito chiuso e redatto. L'ingresso al 047B richiede autorizzazione del responsabile del progetto, in aggiunta ad almeno un'autorizzazione di livello 5. SCP047 deve essere trattato come un rischio biologico contagioso di priorità 4 in tutti i protocolli ed è compresa la quarantena obbligatoria in caso di esposizione. La suite Q047 è stata fornita in aggiunta al laboratorio 047B per questo scopo. In caso di contaminazione esterna di SCP047-1, il protocollo di blocco di 047 Esinia deve essere attivato SCP-047 prima del recupero del sito laboratorio sicuro, dopo una reazione di contenimento. Descrizione: SCP-047 è una bomba di gas rotta e arrugginita costituita da una lega di ferro. Adatto. Quando esposta all'aria esperta, il materiale del cilindro evapora lentamente, producendo un gas recentemente documentato mutageno. Questo gas non ha alcun effetto sugli organismi eucarioti, ad esempio gli esseri umani, ma altera profondamente i procarioti, una preferenza per la fumo microflora umana, i microorganismi naturali che vivono sulla pelle e tutto il corpo. In rare occasioni, queste mutazioni producono un superbatterio, coattivamente noto come scp 047 1, un simione naturale che migliori capacità di sopravvivenza e con opportunistica patogenicità. Anche se le caratteristiche di SCP-0471 dipendono dalle specie di batterio base da cui deriva, ce ne sono alcune che sembrano essere generalmente presenti in tutti i casi della mutazione SCP-0471. Migliore capacità di sopravvivenza nell'ambiente naturale, dal batterio e ambienti simili: completo spettro di esistenza agli antibiotici, aumento del tasso di riproduzione e consumo di materiale a disposizione, sviluppo di una capacità di sporulazione in batteri gnam positivi. Aumenta la capacità di assorbimento, conservazione e nella condivisione di plasmidi, in particolare nei batteri NIAM negativi. Trasmibilità aumentata a causa delle caratteristiche sopra descritte. I campioni di scp 047 sono normalmente debilitanti e virulenti. Tuttavia, rispetto ad altri SCP di classe Keter. Ma notato che SCP-047-1 ha un tasso di mortalità relativamente basso a causa della sua azione leggera attraverso i percorsi biologici. Diversi ceppi di batteri sono effettivamente mutati da SCP-047. La mutazione di batteri in colture è possibile, ma il processo sembra essere molto più efficace con i batteri che vivono su un ospite umano. In generale, la mutazione di simbionti naturali ha fini sperimentali è incoraggiata, Dopo la rottura del contenimento il 3001-2010, la mutazione delle specie patogene è vietata a tutti i cantoni esistenti. Devono essere distrutti. Tre specie particolari di batteri mutati da SCP 0471 sono degni di nota a causa della loro partecipazione alla violazione di contenimento del 2000. Okay, questo ovviamente non ve le lo leggo, però vi mostro meno la foto. E allora, no, nient'altro, va bene. Almeno, è tutta una specie di spiegazione, ma non c'entra su quello che vi leggo io, però. Allora, se il video vi è piaciuto, dimmi da lasciare mi piace e di continuare a seguire la serie. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima.